Ma signori, troppo buoni. Voi lo sapete, la mia magia è interattiva. Io ho bisogno di qualcuno che venga fatto, ecco, mi inoculo tra voi, ma non sarà qualcosa di scabroso. Potrei scegliere, per esempio, che ne so, abbiamo Little Tony qui in prima, ma non sceglierò Little. Potremmo scegliere una fantastica ragazza, peraltro parecchio a lutto integrale, vedo. Ma invece sceglieremo un baldo giovine che ho chiamato prima. Buonasera, il nome? Dillo qui. Vincenzo. Un applauso a Vincenzo che sale, viene. Vincenzo, attenzione che qui siamo, non siamo in Rai, ma tu sei come l'abbonato Rai, un posto in prima fila. Fai finta che siano battute divertenti, ma attenzione, perché io ho le carte da gioco, oggetto classico. Signore, questo è un mazzo di carte non truccato, io lo giuro su di lui, dovesse morire in questo momento. No, però ti do l'opportunità di controllare che le carte, ti do tutto il tempo, controlla e puoi mischiare, devi essere sicuro che le carte non sono assolutamente truccate. Lei è anche mescolare, questo mi fa veramente molto, molto piacere ed è il motivo per cui ovviamente utilizzeremo quest'altro mazzo. Ora, quello che io... mica riescono, però puoi mescolare anche questo, col cacchio. Dunque... Ovviamente però io farò vedere dopo questa gustosa gega che è stata particolarmente apprezzata dal tuo tavolo che le carte veramente sono tutte differenti ed è a questo punto e solo a questo punto che io chiedo a Vincenzo di prendere una carta da gioco questa sera, si intende, guardala pure, non la farai vedere al pubblico, alzati in piedi, mettila sulla sedia e siediti sopra, ora la carta è sotto il mazzo, ma capirete che io adoro la comicità un po' internazionale. Bene, ma dobbiamo scegliere un soggetto che in qualche maniera potrà recepire un messaggio telepatico. Tu hai visto la carta, dovrai cercare di trasmetterla a una persona tramite le onde biomagnetiche che anche qualora partissero dal nulla riuscirebbero comunque a giungere. Per esempio, ecco, c'era la nostra amica in lutto stretto che è tutta noir nera, che peraltro insomma veramente vestita in maniera molto... cioè la pornostar. Ora il... Se possiamo microfonare, grazie. Qual è il tuo nome d'arte? Madre Teresa? Quando proprio il nome non si accorda al personaggio. Va bene, Madre Teresa. Ovviamente questa è l'ultima puntata, saremo tagliati dalla CEI. Ora, attenzione, Vincenzo, io vorrei che però adesso tu ti alzassi in piedi, io cerco di favorire, diciamo, l'emissione di queste onde elettromagnetiche, infatti io esattamente, ecco qua, non mi chiedete dov'era. Ognuno ha diritto a provare piacere come vuole. Ora, se io vuoi mantenere di qua, questo riesce proprio a far andare avanti le onde elettromagnetiche che per l'appunto dovresti, grazie, vengono proprio proiettate verso Madre Teresa che è lì che aspetta. Bene, facciamo una televisione verità. Ora, non era... No, peraltro, me ne avanza uno. Ora, ma non vorrei darti false speranze, quindi questa cosa lo chiamo tipo antenna. Ora io volevo chiederti se tu... Non si ride, ti chiamo a te. No, se potessi un attimino, ecco... grazie. Io non ti preoccupare, sarò sempre dietro di te. Perché, non ti preoccupare, mi chiamano Rocco? No, perché c'ho i fratelli. Ora attenzione, tu dovresti trasmettere la carta, tu trasmetti la carta e Madre Teresa cerca di ricevere l'idea di una carta qualunque. Tu trasmetti la carta con proprio queste onde, le maglie, lei riceve la carta, tu trasmetti la carta e lei ovviamente riceve la carta. Maria Teresa, e se solo sì o no, sei riuscita a ricevere l'idea di una carta? Ma mica gliel'hai detta a voce? Guarda, poi ci sei stata serata così, guarda, però non lo farò, ma attenzione, la carta che tu sei riuscita a ricevere, sì, interessante, ora, dico, vuoi dire che carta sei riuscita così nebulosamente a creare nella tua mente? Donna di cuori. Attenzione, non gliel'hai detta? Signori, era qui tutto il tempo, ladies and gentlemen, Queen of Art, la regina di... Ma come hai fatto? Vabbè, è una cosa che ti ringrazio. Non riesco veramente a capirlo. Grazie, un applauso. Ma come hai fatto? Come va? A Vincenzo ancora un applauso. È una cosa.